di voto. Sulla delibera ci sono interventi in dichiarazione di voto. La consigliera Catini, prego consigliera, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come ha ben spiegato il consigliere De Priamo, questa mozione è stata presentata ad ottobre e le problematiche a cui lui si riferisce sono delle problematiche che sono derivate da dal bando degli AEC che noi ci siamo trovati e per cui il secondo aggiudicatario è ricorso al TAR. Ciò nonostante l'assessore delle politiche sociali del municipio in questione, che era stata nominata nella seconda metà di settembre, ha subito preso in mano la situazione ed ha cercato di risolvere tempestivamente questa situazione. Le preoccupazioni dei firmatari di questa mozione, se fossero stati attenti alle discussioni generali varie che abbiamo fatto nel bilancio di previsione, potevano trovare larga giustificazione. Avendo noi per il bilancio di previsione fatto un lavoro di concerto con tutti i municipi, cercando di includere tutte le esigenze del sociale, quindi compresa anche quella degli AEC, e tutti i desiderata dei municipi, ma diciamo i desiderata, ma in realtà sono proprio le esigenze stesse su questo tema nel bilancio di previsione, e faremo poi logicamente anche gli opportuni aggiustamenti, poiché sappiamo tutti che di anno scolastico in anno scolastico il numero degli utenti che necessitano di questo tipo di sostegno può variare. Quindi non solo noi questa cosa l'abbiamo prevista, ma è stata una delle cose che abbiamo voluto più fortemente in fase di bilancio, e questa mozione poteva avere un senso all'inizio dell'anno scolastico, alla fine di settembre, ma onestamente riproporlo adesso ci sembra anche strumentale, visto che comunque stiamo cercando di tarare il più possibile, cosa che non è stata mai fatta in questi anni, il bilancio sulle reali esigenze dei servizi sociali dei municipi, in modo tale che non si arrivi a settembre, quando ricomincia l'anno scolastico e riaprono le scuole, di non trovarci nelle stesse situazioni che noi per decenni abbiamo vissuto. E io vi anticipo il nostro voto contrario. Grazie. Grazie consigliera. Non ci...